E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Visto che abbiamo già fatto ritorno con il nostro paladino, non potevo fare a meno di ritornare anche con il mio DK, ovviamente, visto che l'ultima volta che ho loggato, non me la ricordo nemmeno, ma vabbè, avevo loggato sicuramente per portarlo un po' più in alto, visto che adesso sto al 101. Niente, mi ero ficcato sulla testa di portarlo al 110, magari è un parolone, però comunque livellarlo un po', visto che comunque è un personaggio che, insomma, ci ha avuto la sua storia sul canale, visto che l'ho livellato io praticamente senza nessun tipo di boost o altre cose. Quindi sarebbe appunto un po' uno spreco non tirarlo su per niente. Specialmente appunto, cioè l'idea principale sarebbe quella di portarlo su prima dell'inizio dell'espansione, ma è una cosa che potenzialmente la vedo abbastanza difficile. Perlomeno se voglio portare un minimo di varietà anche sul canale, eccetera, perché sinceramente adesso col caldo, eccetera, col fatto che magari uno va al mare, esce un po' di più, mettermi qui a testa bassa a livellare un personaggio, livellare un personaggio l'ho sempre vista una cosa che si fa magari quando uno ha un po' più tempo, oppure quando uno sta più spesso dentro casa, quindi magari in un periodo un po' più invernale, ecco, che anche lì, no? Un po' più tranquillo, carino. Però io intanto mi sono cenato un'instance che forse riusciremo a fare, forse, non è detto. Ci sono i ragazzi che mi hanno chiesto che fine abbia fatto il rogue, il rogue pure sta al 55 ancora, è rimasto lì ovviamente, quello è ancora più difficile, cioè è ancora più difficile perché col sistema di scaling nuovo e del leveling che è tutto un pochino più lento, più bello ma più lento, figuriamoci. Comunque noto che faccio veramente dei danni abbastanza ingenti con questo DK e non perdo un HP, cioè proprio zero. Faccio un death strike e sto full un'altra volta. Ah, perché se lo stesse chiedendo, il territorio in cui mi trovo è Stormheim. E niente, me lo rompe coglioni. Sparite! Guardali, accaniti proprio, accaniti. Niente. Mi devono pure rallentare, questi sono gli stronzi e gli imp malefici, porca troia, adesso vi shotto tutti. Sparite tutti quanti. Tanto vi cago in testa. Non c'è nessun problema. Visto? Era quella la fine che meritavate, brutte merde. Una cestina random. Vabbè, questa sicuramente farà schifo. E infatti. Però c'è da dire che io ho iniziato a livellare questo DK senza la mount volante. E invece adesso, grazie alle bestemmie numerose che ho tirato con il paladino per fare quella chiamante di merda, c'ho finalmente la mount volante anche qui. Qui mi sembra invece che c'è un po' troppa folla per i miei gusti. Adesso sfoltiamo un po' e voilà, liberiamo il nostro draghetto e si torna a consegnare la quest. Allora, consegniamo questa e questa che, come sempre, non ci serve un cazzo. Anzi, questi qui sì, attenzione, addirittura possiamo cambiarci anche un pezzettino di gear. Io spero veramente che riesca a generare questa cazzo di instance, perché mi piacerebbe abbastanza. Speravo fosse un viaggetto più lungo, invece in realtà è stato una cagata. Oh, fa bravo tu, te prego. Non mi rompe il cazzo, Mi sono messo sulla mount volante, così sono pronto a scappare via nel caso perdesse qualcosa. Non andare in stilta, dai! Fai il bravo. Allora, scegliamo la nostra ricompensa e via. Già si è pure potenziata, top! Mi sa che ce la possiamo anche mettere, tra l'altro. Di fatto, tic! Cosa totalmente inutile. Adesso come adesso a questo livello dobbiamo spaccare la faccia a, non lo so, God King Minion. Ah ok, la classica quest che bisogna sparicchiare ovunque. Ok, abbiamo fatto il nostro sterminio lì degli stronzi. Dando qui l'instance, attenzione, manca solo un tank come sempre.
Allora, prendiamo il voletto, il villaggio l'abbiamo raggiunto, qui non so che cazzo c'è da fare, ma pensa tu, bisogna butchering, cioè sto, ragazzo si dice, accettando il cosetto morto lì per prendere la carne, affettare. Butchering, qual è la tradizione italiana di butchering? Attenzione! Puk, ciao, ciao, divertite, io vado a fare un mangiare. Allora, l'istanza che ci capita anche... L'istanza che ci è capitata è Darkheart Ticket. Non ho mai capito come cazzo si dice. Il tank potrebbe anche muoversi, volendo. Tra l'altro, adesso mi sono accorto che nemmeno mi ricordavo che c'ho tutti e quattro ieri, anzi, tutti e cinque Yerlums fino al 110. Ah, tranne il back che c'ho fino al 100. Tanto qui si parte. Madonna, li sciottiamo. Ma cazzo, è così semplice, eh? C'è qualcosa che non. Qualquadra che non cosa qui. Guarda che roba! Non mi ricordavo che fosse così semplice. Cioè, già, guarda che roba. Lo apre malissimo. Va bene, meglio così. Cioè, se sono così veloce le istanze, mi sa che conviene fare le istanze a sto punto. Perché una quest quanto dà? Metti questa. Ah, questa è una cazzata. Niente, 1500 dava, però. Boh. Metti. Ah, 20.000 dava, tipo una quest normale. Cioè, cazzo, qui un mob dà 1300. E non ammazzo in 2 secondi. Madonna, è mega pull della vita qui. Tutta distanza siamo pullati, oh, che roba. Mo ci muore pure, infatti, porca troia, zozza. Madonna, sono rischiato. Abbiamo rischiato un botto, eh. Ci siamo puliti in mezzo distanza. Però è figo, così si fanno le distanze, cazzo, veloci, scattanti, reattivi. Sennò che cazzo stiamo a fare, su. Quanto cazzo li odio quelli che cominciano a essere lentini sulle distanze, specialmente i tank. Cioè, il tank devi correre, cazzo. Devi spaccare tutto. Infatti io quando gioco tank o mani sui livelli più bassi, che cazzeggio, roba del genere, cioè sto sempre praticamente in corsa, cioè non mi fermo mai. Se c'è un healer che mi tiene botta, corro. Intanto siamo arrivati al primo bossetto, pure questo, niente, viene stuprato come se non ci fosse un domani. Stick, ciao caro, ciao. Guardalo, 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 va dritto, si sta prendendo mezzo mondo. Quanto cazzo stai fuori, zio? Madonna cara i danni, Madonna cara. Stunz. Shottati. Shottati, Madonna santa, come se niente fosse. E via. Abbiamo fatto il cumuletto di piante morte qui. Bello, bello, così mi piace fare le distanze, cazzo. Aggressivi e prepotenti. Ecco qua il nostro alberone maledetto. Che sapete qual è il problema del leveling? Il problema del leveling è che è noioso. Cazzo, se è noioso. Se voi guardate, per esempio, che ne so, i live su Twitch, cioè io dopo, con un live su Twitch dello streamer più bravo della terra, con le qualità più alta della terra, che ne so, per di Swifty, che ha l'attrezzatura del, non lo so, del pare eterno, se si mette a livellare, mi calano le palle dopo 2 secondi. Perché è noioso, cazzo? È perché è sempre uguale. Non intrattiene una sega il fatto di livellare. Se non la metti sotto un certo punto di vista, quindi magari, che ne so, fai delle pause, qualche musichetta, quello che più o meno provo a fare io, ecco. Ma se no, le cose belle, insomma, si fanno o a livello massimo, ma comunque bisogna. Ci stanno i metodi per rendere meno noioso il leveling, per carità. Però, se uno vuole sbrigarsi a livellare, non puoi stare a perdere troppo tempo. Oppure, che ne so, c'è un gruppo d'amici. C'è un gruppo di amici che ti livella il personaggio insieme a te, stai a cavallo, perché le cose in compagnia, no? Specialmente appunto su un gioco che dovrebbe essere fatto quasi sempre in compagnia, visto che è online. E non magari, che ne so, entri in istanza, non dici nemmeno ciao. È come se giochi offline, è la stessa cosa. E quindi secondo me nel tempo un po' si è persa questa concezione dell'online, capito? Del fatto magari di, so, semplicemente dire ciao, di dove sei. Che cazzo ne so, è una cosa stupida. Però potenzialmente l'online serve a quello, no? Anche perché, perlomeno, ci sono tantissimi ragazzi che mi scrivono: ciao David, ho comprato il gioco da poco, sono all'inizio, come posso fare? Quindi quelle persone sono dei ragazzi che comunque hanno molta voglia di vedere posti nuovi, molta voglia di vedere spell nuove. Una persona come me che gioca da 10 anni, sinceramente questa macina di livellare è un pezzo che l'ho persa, perché tanto, bene o male, a meno che appunto ci sono espansioni nuove, allora magari ti fai quei 10 livelli un po' più con la curiosità, eccetera, come magari sarà tra poco con Battle for Azeroth. Lì magari la cosa ti cambia un po', perché personaggi nuovi, spell nuove, cambia un sacco di cose, ok, lì mi piace anche a me. Però se pensate, intanto ci hanno ammazzato il boss, va bene. Se pensate di dover livellare, ah, mi cambia anche il deck, cazzo, tutta la vita, questo è 7-10. Madonna, dai.
Perdo 5% di esperienza, ma non me ne frega un cazzo. Comunque dicevo, se pensate comunque di fare dall'1 al 120 adesso, Madonna mia, cioè mi viene il voltastomaco proprio solo a pensarci. Infatti la polizia penso che sia stata intelligente su questa psicologia, questa violenza psicologica, capito, dell'arrivare all'1 al 120 con... perché praticamente stimolano le persone a shoppare il 110 stand. Adesso per curiosità voglio vedere quanta esperienza mi dà ammazzare un raro che vedo qui, cioè questo coglione qua, che tanto l'ho sciotto tipo in 2 secondi. Allora, vediamo, 7700, quindi tipo 7 mob instance, pochi. Che figo l'alberello, guardalo lì. Ragazzi, d'ora in poi ho deciso che l'outro lo facciamo con il personaggio inchinato, quindi questo sarà un simbolo del mio canale, mi raccomando. Ragazzi, per questo video io vi saluto, adesso cercherò di portare i video magari con continuità per il maggior tempo possibile. Io vi ringrazio tantissimo per non avermi abbandonato perché ho visto che comunque il video scorso, cioè questo in cui sono ritornato, ha fatto tantissime visualizzazioni nonostante appunto sia sparito per mesi, quindi grazie mille. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.